diciamo, guarda, che la musica sicuramente è la cosa più che colpisce di più, è che la musica ha perso molta importanza nella vita delle persone. Prima chiunque aveva, tornando tanti anni indietro, aveva i vinili, oppure aveva il Walkman, le cassette, CD in macchina. Oggi è diventata una cosa proprio quasi irrilevante, la musica dura 30 secondi su TikTok. Poi ovviamente ci sono tanti artisti bravi e c'è anche modo per chi le sa usare in maniera intelligente attraverso le piattaforme digitali di seguire una musica ricercata, che può essere bella anche per tutti i propri gusti. Però in generale, al di là dei generi musicali, proprio perso l'importanza e il ruolo che aveva nella società precedente. Ci sono delle cose oggi che per me sono bellissime, sono fatte molto bene, magari molto meglio di altre cose che venivano fatte anni prima, ma lì è una questione di gusti, insomma. Ma guarda, i contenuti pure là, diciamo, ognuno che faccia musica, che faccia lo scrittore, che faccia quello che cazzo gli pare, insomma, è bene che metta qualcosa di se stesso. Poi non è che deve essere per forza un messaggio che induce il prossimo a comportarsi in un modo o in un altro, un messaggio a fin di bene, quantomeno però che sia un messaggio originale, ecco, che rappresenti quello che uno è come persona, perché soprattutto in quest'epoca in cui attraverso adesso anche le nuove tecnologie, per non parlare dell'intelligenza artificiale, sembra tutto un po' fatto apposta per seguire il gusto del grandissimo pubblico, gli interessi di chi, insomma, ancora riesce a fare qualche soldo con la musica. Invece un apporto personale, umano, magari anche con delle sporcature, con degli errori, con delle, insomma, inesattezze, che secondo me è la via giusta da perseguire adesso. Diciamo, ho fatto uscire da poco un singolo che è Barcarolo Romano, ho rifatto una canzone che c'è un secolo quasi, e aggiungendo delle strofe mie. Poi abbiamo fatto un altro singolo con un cantautore che mi piace tantissimo, anche se non è ancora molto noto al grande pubblico, che si chiama Emilio Stella, e queste due canzoni, come delle altre che verranno, faranno parte del mio prossimo album, il 12°, nel quale, insomma, ho deciso, avvalendomi dei bravi musicisti, per carità, ma di puntare su delle sonorità che secondo me, insomma, ancora non ci stanno, quindi cercando di fare qualcosa di un po' di originale, rimanendo ovviamente nel mondo che amo della musica, quello che mi piace fare a me, quello che mi caratterizza da sempre, però cercando, come ho sempre fatto, di metterci qualche cosa che sia di personale, come ti dicevo prima. Un saluto a tutti da Brusco, Elettri di Fu, Taglieforte, sono uno dei vostri grandi appassionati. Buon